Allora, siamo ripartiti, abbiamo lasciato Golden Rose, quella bellissima Resost, che Agrippa, dove abbiamo alloggiato per la notte. Andiamo più su, 250 km, acqua, non mi ricordo come si chiama, Acqualagna, sì. C'è una risosta lì vicino a un'abbazia, dovrebbe essere bella tranquilla, un bel posto abbastanza grande anche, no? Vicino c'è il paese, insomma, vicino Urbino. Dopo comunque, sempre il link in descrizione, sì, caldissimo, siamo fermi, dobbiamo fare gasolio e quindi il clima staccato e si muore. Bene, vado a bere qualcosa, che è proprio la gola secca. Tanto facciamo gasolio e si riparte. Eccoci qua, eccoci qua. Eccoci. Allora, avete visto che abbiamo lasciato la risosta di vicino a Chieti. Abbiamo fatto questi 200 km abbondanti e stiamo Siamo qua. arrivando. Vedete, c'è un camion che mi sorpassa. Stiamo arrivando a Qualagna, che assomiglia a un parco acquatico, ma non lo è. No, No, è un è un paesino paesino. sotto Urbino. Sotto Urbino, qua delle montagne, lontano da quello che potrebbe essere una meta al mare, perché io penso che oggi Sperando di non trovare nessuno, è un po' più fresco. sì, questo è il nostro obiettivo. Questo è il nostro obiettivo, Come speriamo meta bene. finale, che era questa, insomma, la Sì, speranza è questa. Dai, esatto. manca poco ormai, Sì, 3 manca, chilometri siamo aspetta che arrivati. guardo, 5 km. Ok. Allora, siamo arrivati a questo posto. Come si chiama, amore, questo posto qua? Boh, Acqualagna è il paese, ma la risosta non so come si chiama. Ovviamente. Ed è una risosta. Cioè, non è. Sì, è un po' strano, la classica risosta. Particolare, molto free, molto. Come dire. Molto da festata, non Sì, so come vero, vero, molto da spiegare. festazza, molto da festa. Vi faccio vedere un attimino cosa. Qua sono molte tende. Essere fatto tende. Molto pieno, qua c'è gente, qua in fondo c'è gente che fa festona, qua in fondo così, già inquadrati, ed è pieno pieno di gente. C'è tanta gente qua, però. Ora, hanno detto che di giorno fa abbastanza caldino, però di sera si sta bene, veramente bene, si abbassa notevolmente la temperatura e si dorme benissimo. C'è una forte escursione termica tra il giorno e la notte. Come in Quindi Inghilterra. non lo so, quindi confidiamo bene un po' di refrigerio. Questi sono i bagni. E adesso, se non è grande, cioè non è grande, non è piccolo, abbastanza grande. Un drone che vola sopra di noi. Dai, adesso andiamo a fare un giro qua fuori. Vediamo se c'è un locale, così andiamo a fare un aperitivo, per una cosa, che siamo veramente accaldati. Usciamo qua dal campeggio e via, dalla risosta e via. Oh, è pieno, però. È pieno, è molto dispersivo anche, no? Perché queste piazzole, piazzole, non piazzole, perché non sono delimitate, sono più dei posti dove ognuno, insomma, cerca di adattarsi. C'è posto, però hai il tuo bel posto lì davanti, insomma, c'è dove posizionare tavoli, sedie e tutto quanto, insomma, non c'è nessun problema. Allora, qua siamo informati anche meno su internet, cosa c'è di bello? Le gole del chi ci ricorda più? Furlo. Furlo, del Furlo, che dovrebbe essere un fiume, penso. Dovrebbe essere Furlo, non era un Se, paese. Furlo, ma sarà anche il fiume, penso, non so. Cioè, sicuramente un torrente Sì, proprio. qua c'è un torrente, c'è anche un bellissimo. Ci sono delle bellissime gole, c'è tutto un parco. Molto Per chi carino. vuole fare escursioni, così bello, bello, non è neanche difficile perché non siamo in alta montagna, qua siamo, insomma, Molto bello da vedere, molto sì. E collinare. poi c'è un'abbazia anche, cos'è una. Sì, un'abbazia qua vicino, quella magari ve la possiamo vedere. Bello, siamo nella natura, qua è molto bello, molto carino. Guardate, qua ci sono le colline, sono in fiore.
e là ci sono lì anche là, c'è là in fondo, sì, lì ho visto che c'è un bel parco, là adesso non si vede, vediamo più oltre la strada. E la gola dovrebbe essere da quella parte di là, la famosa gola, dove si possono fare le escursioni. È bello perché c'è il fiume lì, ci sono delle grotte, ho visto le foto sempre su internet. Deve essere bello, non ne abbiamo tempo per fare queste cose qua, perché sono già ora di cena adesso e siamo arrivati e domani si va via quasi subito. Allora, qua abbiamo fatto una breve sosta ed è un locale proprio vicino al campeggio, che il campeggio è lì, qua sotto c'è il campeggio, quindi a piedi si arriva facilmente, bisogna fare attenzione un po' alle macchine, ma si arriva molto facilmente in questo locale dove bere una cosa e volendo anche il ristorante. È un ristorante con specialità tartufo, a quanto ho letto. Non so dirvi altro, non so prezzi, non so niente. Allora, il campeggio adesso si chiama Parco Le Querce. Va di là. E sono tutti che stanno grigliando perché c'è un profumo di griglia che non vi dico. Sono molti con la tenda, però se voi vedete la parte qua, a destra dell'ingresso, lì sono tutti con le tende. Molti giovani, quindi non so, vediamo come stasera, perché ci sarà forse un po' di confusione, essendo tanti giovani magari fanno un po' di festa, vediamo. Mi fa proprio ridere. Beh, a me sto posto. È molto spartano, molto free. Mi fa proprio ridere. Molto Non riesco ancora a individuare se mi piace o no. Sì, non so. È carino. Ma sì, sei... assomiglia a un parco. Certo, sicuramente qua non siamo in un lager. Come qualcuno ha detto. Ma è molto parco, è molto... molto parco, cioè non so com'è. Molto libero. Ah, sì, sicuramente... non ho le sembianze di campeggio e neanche le sembianze di sosta. No. Stanno tutti grigliando. Sì. Mamma mia. Oh. Allora, noi siamo di qua con i camper. E laggiù c'è una festona che non vi dico. Io spero bene per questa sera, ma c'è un po' tanta gente. Ma no, proprio festa. Poi vediamo, dai. Magari poi andiamo così a... dopo mangiato, andiamo a vedere cosa succede, no? Eh? Andiamo a vedere cosa succede là dopo, no? No, 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 io andrei, no, eh. No? Siamo ancora con i nostri vicini che fanno festa. Sono le 10, più o meno. Io spero che sappiano che insomma siamo in un'area di sosta. Non so se si riesce a vedere qualcosa. No, non si vede tanto. Niente, non si vede niente. Io sto quindi, preparando la pasta per domani. Sì, Sally ha già voglia di venire su, infatti già venuta su. E quindi Sally, buonanotte, vai a dormire. Buonanotte, tranquilla. Sì. E quindi così, dai. Così, festa. Festa. Bene. Cioè festa non per noi, festa per gli altri. Casino. Sì. Buongiorno, ci siamo alzati tardi oggi un pochettino, abbiamo fatto colazione e già fa abbastanza caldo. Invece stanotte abbiamo dormito fresco, non le si è ripreso perché la mattina non è ancora combinata bene. Abbiamo dormito bene al fresco, hanno fatto confusione fino non so che ora, noi abbiamo dormito, eravamo stanchi, e gli ho detto fino a una è passata, mi pare che oggi hanno intenzione di continuare. Ho scoperto perché la gente viene qua, adesso vi faccio vedere. Ecco, molti vengono qua per questo, il fiume, bel fresco, prende il sole. Partiti. Abbiamo lasciato la Quercia, la Quercia, sì. Abbiamo pagato 18 euro equipaggio,
prezzo più onesto, insomma, per quello che offre è più onesto. Noi non ci siamo trovati benissimo per diversi motivi, perché vicino di noi c'era un festino che è durato tutta la notte. Tutta la notte, poi insomma sì, i bagni fatiscenti, sì, no, una cosa indecente, sì. Potrebbero migliorare molto, sì, anche perché sono in muratura, quindi è un peccato, insomma, nel senso, bastava pulirli e un pochino di responsabilità anche di chi ci va. Vabbè, però, insomma, dai, siamo sempre polemici. La differenziata vedo che la fanno e non la fanno anche qua. Secondo me, se non ci fosse stato tutta quella gente a far festa, perché c'erano abbastanza gruppi, sì, a far, sì, feste varie, secondo me si poteva anche stare tranquilli, sì, andare al fiume, posto, stare più, sì, tranquilli. Sì, perché c'è il fiume, potete vedere, c'è il fiume, la gente secondo me viene lì per quello, ma viene anche lì perché comunque sono rimani calari, nel senso che ti fanno fare appunto ste feste, ti fanno fare, sì, più casino. Però stamattina per esempio era quasi vuoto, sì, quindi si poteva stare bene. Va bene, dai, siamo, sì, sulla strada del ritorno. Sì, 450 km per arrivare a casa. Faremo qualche tappa, sosta, sì, qualche tappa per sicuro pranzo, sicuramente. Due. Sì, sì. Quindi tanto con calma, nessuno ci corre con dietro. Calma. Non è che abbiamo così tanta voglia di tornare a casa. Sinceramente no. Cioè, allora, abbiamo fatto una breve sosta in autogrill, non so, siamo intorno a Ferrara. È da un po' che non frequentavo gli autogrill. L'infusti 3,60 euro. Una pizza microscopica 6,90 euro. Esagerati, esagerati. Molto male che noi abbiamo la. Noi abbiamo una pasta fredda. Sì. Dai, mangiamo, dopo si parte. Beh, direi che di buchi ne abbiamo presi in quantità. A pizze e quattro industriali. Chiaramente, buca dopo buca, insomma, qualcosa. Cosa succede? È venuto giù lo specchietto con la telecamera, con la telecamera era qua, è fissata qua, proprio è caduto. Mamma mia. Cioè, buche, quante, ma quante buche! Armadietti, guarda. Non vi dico le volte che mi sono dovuta alzare per chiudere gli armadietti, non ve lo dico. Cioè, guarda, sono stufa, adesso infatti li ho lasciati aperti, non so se si vede, quello là dietro, basta, ho detto, non ce la faccio più. Che caschi, pur fuori tutto ormai. Tanto siamo vicini a casa, ragazzi, sì. Siamo a Padova, dai, siamo Monselice. Monselice, siamo a 150, quanti chilometri? Sì, più o meno 170. 170, dai, sì. Vabbè. Bene, ferie finite. Sì. Si vede la faccia? Boh, ma non sono mica finite tutte. No, del tutto. Abbiamo ancora però qualche rimasuglio di qualche, sì, giorno qua e qualche giorno, sì, là, sì, dai. Ancora qualcosa, però le poco principali. Le principali sono finite. Vabbè, ahimè. E purtroppo siamo arrivati. Allora, abbiamo fatto 2400 km, poco più, in 18 giorni. Ma sai cosa mi è piaciuto di quest'anno, di questa vacanza? Mi è piaciuto molto che abbiamo conosciuto molta gente simpatica, tante amicizie. È stato l'anno delle amicizie, delle conoscenze, so, delle conoscenze, sì. Sì, è stato veramente bello, fantastico. Ogni luogo si andava più o meno, sì, per tutti si andava, abbiamo, sì, legato con ma anche persone, la commozione di andare via poi, no? In determinati, sì, posti, sì, sì, qualcuno si è proprio un pochettino, sì, magari anche vabbè. Bello, abbiamo visto bei posti, alcuni già visti, altri no, parlo degli altri anni che siamo, sì, stati, e la Puglia è sempre un piacere andarci. Ah beh, sempre nel cuore, sì, sì, assolutamente. Chissà se torneremo o no, adesso sa, mai dire mai, mai nei dire viaggi mai. Per i prossimi anni abbiamo già altri programmi e vedremo, insomma, chissà. E per le prossime settimane? Non lo so, però si sa per bene. Le prossime settimane si va in giro, assolutamente.